Con oltre 40 cm di lama ed un motore pronto e veloce, la GS200E, motosega elettrica, è una macchina per utilizzo privato utilizzata in un raggio d'azione prossimo all'abitazione, in quanto ha bisogno di energia fornita via cavo a 220 volt. Non è disdegnata anche da professionisti che lavorano in legno in interno, in quanto la mancanza del motore a scoppio risolve il problema del rumore e soprattutto dell'esalazione di scarico. In ogni caso la catena è necessario lubrificarla e per questo ogni volta prima di iniziare è consigliabile osservare il livello dell'olio. Trattasi di un olio apposito per catena, ordinabile come accessorio anche in questo negozio online. Prendere quindi un imbuto e versare l'olio nell'apposito vano dedicato. Dopo aver chiuso bene il tappo, posso controllare altre due o tre cose, come ad esempio il blocco della protezione davanti al maniglione di sicurezza, che blocca la lama in caso fosse azionato. Poi è meglio provvedere a controllare il tensionamento della catena, che sarebbe bene si sollevasse dalla barra 2-5 mm, quindi che non sia troppo lasca o troppo tesa. In caso su questa macchina è possibile regolare la tensione della catena azionando l'apposita ruota sulla parte arancione esterna. Per farla partire è sufficiente azionare il tasto sulla maniglia centrale. Perfetto.